Stato inizio stagione un po' difficile per questo virus che mi ha colpito, però fortunatamente all'ultimo sono riuscito a strappare questa convocazione alla luce degli ultimi risultati delle ultime gare. E sfortunatamente non posso combattere nelle mie gare preferite, 50-100 stile, potrò rifare solo l'unica gara che mi faranno fare, la staffetta, e darò tutto lì per far vedere che si sbagliano sulle convocazioni che hanno fatto, l'unica arma che ho. Per fortuna abbiamo una staffetta che può ambire molto in alto, abbiamo Luca Dotto che è in forma straordinaria, abbiamo un Orsi Marco che sta tornando a livelli altissimi e poi mancano due frazionisti che ci possono portare su un podio virtuale a queste Olimpiadi. Se tutti e quattro siamo in forma possiamo puntare veramente in alto, sognare in grande. A Caldà è andata molto bene, adesso stiamo aspettando le conferme della Russia perché sembra che ci sia il doping di Stato, aspettiamo questa conferma. Se fosse così sarebbe un avversario in meno da sconfiggere. Io partirò venerdì, quindi siamo proprio alle porte di questa partenza. Faremo 2 settimane a Santos, dove faremo le ultime 2 settimane di preparazione prima della grande partenza per Rio. Il 3 saremo a Rio e poi il 6, il secondo giorno, si gareggerà sia la mattina che il pomeriggio. Bologna rappresenta ormai da tempo un'importante presenza all'interno delle delegazioni internazionali, delle principali manifestazioni sportive. A Rio Bologna sarà ben rappresentata da questi ragazzi che sicuramente avranno dietro tutta la città. Sul nuoto direi è stato fatto un grande investimento, sul movimento, sull'impiantistica. Stiamo per assegnare la gestione delle piscine, questo metterà in sicurezza per i prossimi anni anche la manutenzione straordinaria di quelli che sono impianti che davvero sono interessanti per l'agonismo, ma anche per i cittadini bolognesi, e quindi sicuramente questo è un mandato nel quale partiremo alla grande sul nuoto e spero ci siano anche grandi risultati a livello agonistico.